Salve ragazzi, benvenuti a un'altra puntata sul canale. Qui è Marcus di Esproft che vi parla. Ragazzi, ultimo deck di questa volta meme, dopodiché comincerò a giocare qualche mazzo più competitivo. Che dire ragazzi, vi invito subito a spolliciare, lasciare un like e condividere questo video, perché oggi ragazzi stiamo andando a vedere qualcosa di veramente veramente assurdo, presa da quelle carte strane. Sinceramente, che non so nemmeno come facciano a funzionare ora come ora, sono pure fuori meta, ma fuori tutto in realtà. E detto questo, ragazzi, siamo riusciti a dargli quantomeno onore a queste vecchie carte. Noi partiamo giù, ragazzi. Me lo sto giocando, se mi pare, sembra a grado leggendario. Perché sono un folle. Ma prima di tutto vi voglio far vedere la lista, ragazzi. Eccola qui, con che cosa me lo sto andando a giocare io. Una versione veramente, veramente assurda, ma vi assicuro che è divertente. Inoltre l'abilità creatore, ragazzi, è fortissima. Ah, Valkyrie. Noi blocchiamo le Valkyrie in questa maniera. E signori, ecco, è partita già la prima parte della combo. Non è fatta tutta di sana pianta, però va bene, ci sta. Ecco, signori, ragazzi, il drago Horus della fiamma oscura. E va giù imperterrito il nostro avversario. Comunque questa, comunque, il suono dell'avversario è incontrato una mela di sfiga. Cioè, tre buco rappola una dietro l'altro. Ecco qui. Togliamo la cazzo di carta terreno. Ecco ragazzi, il magia creatore è bellissima comunque. Da molte carte forti, ma... cioè non molte, ne da una comunque tra le tante scelte. E andiamo di nuovo giù, svuoghi ragazzi. Di nuovo altro drago Horus giù. Contro leggendario 5. E andiamo, signori, giù di combo, fuori uno. Fuori uno, capito? No? Ok. Fuori due. E signori, non lo voglio sconfiggere perché voglio fare la terza combo. Ecco qui. Infatti ho saltato il turno solo per avere la terza combo e il nostro amico se ne va. Andiamo, ultimo video, ragazzi. L'Horus ci sta dando soddisfazioni. Ovviamente non è competitivo, quindi prima che andate a giocare, ragazzi, state attenti, eh. Ovviamente se volete divertire fate pure, ci mancherebbe. Ok, qui forse avevo cambiato qualcosina. Mo' un attimo, vediamo, raga.
Sì. Vabbè, ho cambiato le carte trappola per mettere più difesa, ma poi tanto non è cambiato un cazzo comunque, raga. A noi poco importa in realtà. Andiamo, continuiamo. Niente, stiamo qui a grattarci da tutti e due. Andiamo signori, prima base, Dracombo, eccolo qui, Dragoros livello 6. Vediamo cosa vuole fare il nostro amico. Ok. Sti cazzi, è immune. È immune alle magie, raga. Che dire, ragazzi, questo è tutto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo alla prossima puntata. E questa volta sto cominciando ad organizzare comunque un deck competitivo. E niente, ragazzi, detto questo, noi ci vediamo alla prossima. Ricordo che noi siamo in live sabato e domenica. Lì andremo su tutt'altro campo. Detto questo, ci vediamo alla prossima.